Ed eccoci qui. Sarà partita la live. Adesso lo scopriamo, ragazzi. Buonasera a tutti. Siamo qui per continuare il nostro Dragon Quest. Siamo a Galoppoli, dove si galoppola, ovviamente. Sono le corse ai cavalli, ci sta. Allora, sembrerebbe che siamo in live. Vediamo se riusciamo ad aprirla. Ok, perfetto. Sì, scrive qualcuno, riusciamo anche a leggere. Ok, dobbiamo sgominare il signore oscuro, bla bla bla, solite cose. Dobbiamo arrivare a leggere le rune che stanno su quest'astro che sta cadendo su... che potrebbe distruggere la città. Vediamo un po' che riusciamo a combinare questa sera. Ok, perfetto. Allora dobbiamo andare lì verso le rovine che stanno lì giù. Sono curioso di affrontare il tizio a cavallo per vedere cosa mi sta, cosa mi dà. Adesso ammazziamolo, ammazziamolo. Ce ne sono addirittura due. Potrebbe essere un combattimento. Ah, c'è anche un uccellino. Allora, un bel amen. Grando Crosso! Grando Crosso! Un quadricolpo. E muoiono tutti, dai. No, addirittura non sono morti. Cazzo. E vabbè, questo qua. Jackpot. E andiamo. Oh no. Oh no. Abbiamo attaccato altri 1000 di loro. E vabbè, facciamo un po' di exp. Questo giro. Un po' di exp. Attacchiamo attacchi normali. Perfetto. Mi hanno taggato. Cosa? Eh beh, ci sta. Ti leggo adesso. Beh, ci sta. Direi che apprezzo un sacco. E che poi risponderò più tardi quando avrò finito la live. Ok, il principe sta qua. Ciotto, ciotto, oggi-chan! Isolino principino. E così ogni qui a scoprire qualcosa sulla Stridarios. Sono sotto di essa. Ma le persone del mondo possono dire per queste meraviglie simili così da vicino? Quante? Chi lo sa? Beh. Oh, ma c'è il Worm. Ciao Worm, come stai? Come va? Qui si gioca a Dragon Quest. Com'è andata la giornata? Per me è stata abbastanza, cioè almeno per me è stata abbastanza pesante. Giornata di lavoro intenso. E qui, vicino a me, c'è la Miki. Non so se hai sentito la sua voce, ma è proprio qui. Le conosco dei tipi strani, ma tu li batti tutti, però la mia. Ci sta. Il principio è abbastanza strano. Ciao, Miss Moon. Siete vicini, riesci anche a salutarlo a voce. Azzo, ma Adworm
Streama? A me io leggo un just chatting lì, quindi ha fatto qualche streamino ogni tanto. Beh, beh. Ah, hai fatto il test. Grande, grande, ci sta, ci sta. E cosa vuoi portare? Cosa vuoi portare su questa landa di Twitch? Comunque, cosa sono queste rovine? Grazie di sorgeva qui in mezzo al nulla. È un bello Stonehenge, cioè in mezzo al deserto. Che è più o meno la stessa cosa. Ci sta la stessa cosa. E boh, non lo so di preciso. Questi ritiri sono qui dall'epoca degli nostri avi. E forse anche da prima, insomma, un sacco di tempo. I miei lavori in legno, top. Grande, grande, spolliciamo, spolliciamo. Aspetta, aspetta, ecco qua, spolliciamo, spolliciamo fortissimo. Devo capire cosa impostare il setup. Sarà molto lungo come cosa, ci sta. Vabbè, una volta trovato il setup, però stai top. Non so di preciso questi video sono. Ok, questo qua l'avevo letto. Perfetto, andiamo, andiamo. Con questo cosino che gli passa per testa, e mi sa che lo vedo soltanto io questo cosino, eh? Che nessuno dice niente. Di sicuro sono le rovine di un astro molto importante, magari era un teatro. Questo posto fantastico per organizzare spettacoli, non trovate? Ebbene. Ma questo cosino si trasforma e diventa un super boss finale. Vai, metticela tutta, Worm, siamo con te. Non hai torto a proseguire in altezza, ne vedo chiaramente qualcuno sulla superficie dell'asto. Proviamo a dare un'occhiata più da vicino. Che vuoi fare? Ah, guarda là col binocolo. Il nonno col binocolo che ci tiene. Allora, in realtà a me mi sa proprio di boss fight. Fare cose del genere per curarci tutti. Andiamo. Cioè, quasi fatto. Non è ancora un altro giovanotto. Ma si vedono davvero? Io da qua non vedo un cazzo, ovviamente. Parliamo questo coso. Una parte si trasforma. Tu puoi vedermi? Sì. Allora, ciò significa che tu sei illucente, dillo. Lo sappiamo già che sono lucente. Sta apposta, ragazzone, stai parlando da solo. Lo sappiamo tutti cosa vuol dire qualcosa che si mette a chiacchierare con se stesso. E beh, gente che parla da sola, ci sta. Le cose del passato tornano a me. Che sei? Oh mio Dio, questo qua è tipo l'antico eroe trasformato in cosino, chissà. Che sta succedendo? Mini tiramisù in vasetti con la crema che mi è avanzata. Madonna, adesso ne voglio 10. Però non possiamo mangiarli, mi sa. Maledetta intolleranza al lattosio. Che brutta bestia l'intolleranza al lattosio. Ai ai ai. Qua cade l'astro, esplode il mondo. Sta cadendo, sta cadendo. Si schiaccerà, mi schiaccerà. Mi sgualgirà tutti i vestiti. E giustamente, cosa principale di prestare i vestiti. Wostrak sappia che quando quest'anno escono del terrone 3 quarto voglio i live di gameplay. Dovrei giocare anche l'1 e il 2 allora. No, Deltarune non l'ho giocato. Cosa hanno detto in live? Non so. Mi sa che mi sono perso questo discorso. Però Deltarune dovrebbe essere quello della mia emoji di Sabaku, questa qui, se non sbaglio, è legata a questo.
Dopo mettere foto di tutti i digitali. E allora sì, c'è sei Deltarune. Devo vedere un po' se c'è sul Game Pass. Potrei pensarci appena finito Tunic. Lord Robert, qua siamo, non siamo al sicuro. Devo tornare indietro, guarda pure. Fatemi un minuto. Sto cercando di capire che dicono le rune. Nel frattempo, Mister Tentacolino qui. Ah, Kalas. Mos, Kalas Mos. Deltarune è gratis, az. Lo devo vedere per forza. Lord Robert, presto, è troppo pericoloso. Accendere, sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta arrivando un bel boss fortissimo a distruggerci. E là. Adesso non potrò barter, il mondo è mio, solo mio. Chi è il signore oscuro? Quella è la spada delle ombre. Eh sì. La strega di Darius è scomparso. Essa aveva il nome Darius. E cosa aveva a che fare con un eroe? Con un fenomeno così terrificante. A me pare una creatura malvagia impugnasse la spada fosse Mordegon, sicuramente. Però non era una creatura malvagia, perché era il salvatore di Gallipoli. Evitava se la luce avesse addosso. Non saprei, la stella mi sa che era qualcosa di buono. Regno è salvo, i miei sudditi ringraziano, vabbè. Sempre con le storie false che racconti, principe maledetto. Trovate al palazzo, vabbè. Questo racconta un sacco di palle in giro e viene elogiato come eroe. Kalasmos, cosa vorrà dire? Cosa vorrà dire? Se non ce lo dici tu, vecchio. Ok, andiamo al sultano. Vediamo cosa ha da dire. Il cosino è scomparso, non è ancora lì, ma laggiù c'erano già quei disegni. Penso di sì. Oh no, il cosino è triste adesso. Oh no, sta morendo. No, devo parlare col cosino lì a terra. Oh no, è triste. E qui ci dice qualcosa con queste incisioni, no? Sembrano quasi una sorta di golem gigante. Qui sotto tipo dei cavalieri. Uno con una spada, l'altro col muscolino. Di qua invece. Di qua sembra proprio quella sfera che era in aria, che è luminosa, che poteva cadere sulla città. Può darsi che era una sorta di profezia, una cosa del genere. Ok, allora dobbiamo andare in città. Parliamo con il sultano, quindi siamo un bel teletrasporto e ce ne andiamo a Galoppoli. Galoppoli, voi lo leggete, io sono cieco. Ok, città di Galoppoli. Azo, c'è un happiness. Buonasera Happy, come stai? Urca bazurca. Ci sta. Tocca. Come va? Com'è andata la giornata? Che hai combinato? Bene, bene, bene. Bene, 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 bene.
noi qui giochiamo al Dragon Quest. Siamo già in una fase avanzata in realtà. Ogni tanto sembra che siamo per finire il gioco, ma il gioco ci stupisce aggiungendo litri e litri di trama. Non ho fatto una bega. Tenga di minchia. Madama Ossa è qui. La Madama in realtà è qui. È qui dietro di me. Aspetta che adesso si avvicina per far sentire la sua vocina. Ciao Happy. Eccola qua, eccola qua. Salve Sodale. Andiamo a parlare col sultano. Sultano Kedadi. È un grande sollievo vedervi sani e salvi, amici. Quando la stella esplosa non ho potuto fare a meno che temere il peggio. Faris mi ha raccontato tutto. È comparso un misterioso salvatore che ha distrutto l'astro di Darius prima che esso precipitasse sul mio regno e lo devastasse. Ma secondo me non era un salvatore, era uno stronzone. Guarda come te lo dico, sultano. Posso chiederti una cosa? Che cazzo significa quello che stava scritto sulla runa? Kalamos. Cosa significa? Purtroppo non ho la minima idea. Secondo me quello significa qualcosa di importante. Altrimenti se avrei scritto sulla stella, beh. Da chi dobbiamo andare? Purtroppo non abbiamo tempo di dedicare la questione. Dobbiamo pensare a sconfiggere Mordekaiser. Abbiamo molto lavoro da fare. Ok. Ma secondo me era Mordekaiser che ha spaccato la stella. Lo devo che avete operato per battere il Signore delle Ombre e gli abitanti vi pregheranno affinché la vostra missione abbia successo. Ok, devo fare qualcosa, chiedete. Ah, al momento che ne dimentichiamo, dobbiamo chiedere al sultano del martello che un tempo apparteneva a Darius, giusto? Per quello siamo venuti qua. Non potevi continuarci a parlare, giustamente. Posso fare qualcosa per te, Lobert? Dono. Credo proprio di sì. Vorrei chiederti se sei nulla un certo martello gigante che doveva essere qui a Galoppoli. Pare che sia costituito al regno fino ai tempi dell'era degli eroi. E ne avremo bisogno. Vorremmo togliere in mezzo morte, non sai com'è. Oggi ho visto tipo 10 episodi di JoJo parte 6. Azz. Noi abbiamo visto soltanto i primi episodi di JoJo parte 6. Anche perché mo stiamo recuperando con Debbie. Cioè, abbiamo visto le prime 3 puntate della terza stagione. Spero che l'anime si rendesse quel cazzo di stand. Non fa spoiler. Non fa spoiler. Preparatevi perché sarà un bordello. Oggi Debbie ha avuto il suo primo ora. Sì, esatto. Mi faccio a Kakyoin, gli è piaciuto. Voilà, non ti ho detto cosa fa. Ok. Allora, sì, dimmi dove cazzo sta sultano questo martello gigante. Ti riesce il martello dello spirito, che da moltissime generazioni ha la proprietà di fare. Ok. Natale tesoro. Beh, serve a qualcosa, principe, o no? Ma se lo fa rubare per la strada, vi guardate un po'. Che il principe è inutile, invece. Ah, c'è riuscito. Non me l'aspettavo da te, eh. E guarda quello della visione. Mi hai detto che vorrei vendere per finire il gran premio quest'anno. Non di queste cose. È uno dei tesori più preziosi. Certo, per questo lo voleva vendere. Generazione interna fa vivere il reale. Okay. Se necessario, ci si presima da esso, lo faremo. Solo per vedere sconfiggere il Signore delle Ombre. Se avete bisogno del martello, prendetelo. Grazie. Adesso dobbiamo soltanto andare al vulcano per forgiare l'arma suprema.
Una volta, a mio pare, mi disse il martello spirituale in sé, potere dello spirito della terra. Poteroso strumento, in grado di lavorare anche metalli più duri. Da allora qualsiasi forma, almeno così mi fu raccontato. Spero che a questo ci serve. Cioè, andiamo, dobbiamo forgiare la super spada della vita. Ok. Recupera il materiale del campo di battaglia e porta la cucina del vulcano. Perfetto. Diventano belli solo dalla quarta parte. Prima sono veramente semplici. Ah, guarda, a me la terza è piaciuta un sacco. Anche se la quarta, quando iniziano ad evolversi gli stand, pure ne sa. Infatti poi l'emoji, la prima emoji di JoJo che abbiamo fatto è stata questa, quindi per farvi capire quanto mi piace quel personaggio, ci sta. Che ora come gli stand sono assurdi, che a volte non si capisce un cazzo, ma nella parte 3 Zio Paperone è un po' troppo basic. Ci sta. Anche se ancora non capisco come, cioè rivedendolo, non capisco come Jotaro si ritrovi a prendere tipo il giornaletto, la birra, eccetera, la radio. Cioè, quello Star Platinum non ha tutta sta mobilità. Come fa a trovarsi quella roba nella cella? Una delle incoerenze di Araki, secondo me. Mini tiramisù su TG di Nadia. Oh, Miki, fammelo vedere. Di nuovo da Nanna, che domani mattina inizia alle 6. Buonanotte, Worm. Grazie per essere passato. Sogni d'oro. E buon tiramisù quando lo mangerai. Oh, che bella faccia che c'hanno questi mini tiramisù. Eh sì, vabbè, in coerenza parte 467. Sì. Decisamente. Vabbè, Maraki si diverte a fare le cose incoerenti. Controllo della memoria, sì. Un astronomo, le ricerche sull'astro, alcuni colleghi, bla bla bla. Sì, dammi sta missione secondaria, dai. Un frammento dell'astro. Sì. Quando lo riuscirò a prendere, te lo porto. Ok, andiamo. Mamma mia, alle 6, sì, pesantino alzarsi alle 6 domani mattina. Pure sabato, dici uno riposa il sabato, invece no, non si riposa mai. Sì, fammi salvare tu. Salva a preghiere qua. Inizio fatto. Io non riesco ultimamente anche a svegliarmi alle 8. Vabbè, Miki, tu solitamente ti svegli presto comunque. Vabbè, però è meno 10, ci sta. Io so che è tardi per te, però è un ottimo. Allora, dobbiamo andare al vulcano. È questo qua, caldo. Dovrebbe essere questo il vulcano. Ho preso tanto questo, ok. Vai, andiamo a caldo. Fa caldo al vulcano, ragazzi, quindi si chiama caldo. Ci sta. Tocca. Il torneo di lotta in maschera. Abbiamo partecipato, tutti quanti con la mascherina in faccia. Vai anche tu, buonanotte Happy, grazie per essere passato. Ciao. Allora, le tue parole mi lasciano perplesso. La fucina all'interno della montagna. Mi pare di certe cose. All'interno si genera una belva selvaggia. Cerca Rika, che è nel tempio. Le tira. Ok. Dove cazzo sta il tempio? Là sopra. Ok. Un po' di foresta di bambù. Ed eccoci qui al tempio. Caricamento.
evento in corso addirittura che sta succedendo. Porto la tira la persona che è stata assalita dal demone. Ecco, purtroppo non si è ancora risvegliata. Rika, nostra guida e sacerdotessa, la cerimonia non potrà essere celebrata fin quanto quella belpa sarà libera. Silenzio, risparmia i tuoi lamenti. Il carattere di un monaco non può essere meno forte di quello di un mostro. Che l'ha nata questa mia ferita. Fin quando non sarò guarita non potrò officiare il rito. Ma che croce, non ci conviene far arrabbiare quella signora. I visitatori, perdonate il mio sfogo rabbioso, sono mortificata davvero. Passi un cuscino mio. Voi proprio oggi siete capitati qui. Questo non può essere un caso. Volete per favore ascoltare la mia storia? La nostra montagna arde furiosa. Dobbiamo calmarla con una cerimonia, altrimenti il fuoco ci brucerà. Mi è accaduta una disgrazia. Il monaco che avevo mandato a pregare è stato fermato da una bestia selvaggia. Il mostro era in agguato, tanti artigli pronti a colpire. Il monaco è fuggito. A stento si è salvato. E lei si è fatta male. Ah, forse sei tu il monaco che è fuggito a stessa sconvolta, chissà. Vuole dare la caccia. Ma ho lottato contro un altro demone e sono rimasta ferita, ok. Un grosso drago sputa fuoco. Il suo nome era Tatsunga il Terrificante. Ho detto era perché il mostro è morto, okay. Hai rimesso il posto mio per la minacciosa? Fareste questo per noi? Sì, sì. Già ti ho ucciso dalle fiamme. Proteggi questi coraggiosi, io ti prego. Ok, guarda come scuote il rametto. Ok. Andiamo. C'è qualcos'altro qui in giro, vediamo. Esplorazione del tempio e depredo del tempio. Che non si può entrare se adesso vi dà accesso a chiunque, la sua stanza personale, ok. Quindi non possiamo depredare la stanza della sacerdotessa, peccato. Allora, tu cosa hai da dire? Adesso sei tu che ci difendi, affrontare il mostro selvaggio, quello che tesca vincitore. Sentire occidentale, a berba lungo i piedi della montagna. Ok. Andiamo. Dalla belva andiamo. Porpum. Preghiamo. Salvataggio compulsivo. Fiui, sull'altoprano di caldo. Monte Yui, si entra da lì. Ok, perfetto. Scansiamoci questi mostri stupidi. Andiamo verso il monte. Vedi qua, giusto? Ok. Su per la montagna noi andiamo. Uè.
una scena addirittura. Significa che c'è una boss fight in giro se c'è una scena. Andate via. Non so, la voce mi sembra abbastanza piccolina, mi sembra una bestia rabbiosa. Ah. Andate via, altrimenti vi diverrò. Qualche fake mostro gigante. Vattene subito, se non li faccio a pezzi. Non c'entra finché non riprovessimo a fare vediamo chi esce qua sotto. Ma si caga sotto e scappa. No, nani? Un mostro ragazzo ballerino. Questi non scappano, adesso che facciamo? Sono dei bambini, palesemente. Senti, non riusciamo mai a spaventarli. Eccoli qua. Sgamati. Colpa tua, Kiki. Adesso siamo proprio nei guai. Fammi piacere. Azuo. Se tu non fossi caduto non saremmo nei pasticci. Stai costruendo un trasformato in una coppia di mocciosi. Volevo darcela a bere. Fosse da dei volte il cervello, quale motivo avete organizzato una messa in scena? Sarebbe potuto costarvi la vita. Già stavo partendo le super mosse, bimbi. Non lo faremo nessuno, Marika non può celebrare quella cerimonia. Sarebbe davvero una tragedia. Per ascoltare mio fratello, Rika vuole fare una cosa bruttissima, bisogna fermarla. Sembrano davvero preoccupati. Vediamo che c'è una radio. Tutti ci ignorano. Sono solo dei nostri valori. Sì, sì, ti ascolto. E lui sono proprio forti. E parlate però. Un luogo segreto. Ok. Andiamo a questo luogo segreto. Ok, nascondire di qua. Oh, questa porticina qua. Oh. Grazie a tutti, siamo felici di essere qui e attendiamo con ansia. Ma sono loro, figlio mio? Sono loro i viandanti, come hai detto? Sono loro il raggio di, di luce nelle tenebre? E beh, sono venuti ad ascoltarci, non sono trattati come sono gli altri adulti, non ci hanno ignorati. Prima avete detto che volete impedire che il rito sia celebrato, potreste spiegarci il motivo? La cerimonia sacra che ci ha insegnato. Però è sbagliata e crudele. Cosa piacere di... Ah, si offre un tributo umano, immaginavo. Voglio sacrificare la madre. Non so che riusciamo mai. È orribile, certo. Ci ha riuniti tutti, tutte le cerimonie sono diverse al solito. Noi siamo stati presi dallo sconforto. Normalmente offriamo frutti, sete e grano. Insomma, nessun sacrificio umano. Ma le cose sono cambiate. Perché sono cambiate? Senza tributo di sangue, la fiamma vivente ci brucerà. Il vulcano esploderà con infinita rabbia. Sì, c'è sicuramente lo zampino del signore oscuro. Questa scelta vuoi tributo? Più niente di fatto rimanere questo privilegio.
Perché proprio io, stata la montagna che ha scelto, così Rika ci ha detto. Ok, vogliono salvare la madre. だから E dove sta questo segreto? È sulla montagna. Ok. Insomma, dovrò dare un'occhiata. Andiamo a dare un'occhiata. Ah, c'è una scaletta. Okay. Il cuore del vulcano. Vabbè, tanto là dovevamo andare. Che stiamo cercando. Il cuore del vulcano per forgiare l'arma che nasconde Rika. Temo che questa storia non finirà bene. Ho paura che stiamo giocando col fuoco. Ma non posso fare nulla. Mia figlia ha già deciso. Li ho cocciuto come un mulo. Oh, c'è un amico. TikTok. Sì, sì, dammi la parola, grazie. Sì, sì, ciao, ciao. Ok, perfetto. Andiamo. Scaliamo la montagna. Allora vediamo un po'. Ah, un bel dungeon grosso. Devo dire. Ci sono anche varie. Tre piani addirittura. Ok, andiamo. Devo strisciottare i lati. Ma direi che possiamo bellamente ignorare questi nostri ciottoli stupidi. Non sembra esserci neanche nessuna classe in giro. Almeno in questa zona. Saltino qui. Che si fa? Capito, se ha senso. Mi ascolta, ma non c'è quello che sta messo a parte. Noi facciamo uscire qui, se sono stati alza bagno. Ok, ma cadiamo giù col terremoto. C'è un mostrone, un drago gigante. Guardate laggiù. Ebbene sì. È proprio un dragone. Un drago lupo. Proprio uno di quei dragolupi. Però bello grosso. Tatsunga. Questo. Rika aveva detto che l'aveva eliminata. E invece. Mostra ancora vivo. Bugiardo imbrogliato. La nostra madre non moriva per colpa sua. Dobbiamo fermare Rika. Continuiamo a detenere. Ok, devo conoscere la verità. Beh, non picchiamo il drago quindi. Vabbè. Devo conoscere la verità. Torniamo indietro. Ma aspetta, posso usare un teletrasporto, vero? Facciamo un po' prima. Sì. Andiamo direttamente a caldo. Qui c'è il vulcano e fa caldo. Andiamo al tempio.
tempio ci imprigionano per eresia, perché andiamo contro il grande monaco qua. Ascoltateci tutti. Nanda teba, sozoshi. Ima daiji na inori no gishiki no saichū da zo. Sonna koto shiteru baai ja nai yo. Era squarta una zunga in vivo. Nani o itte orunja. Se è morto. Ce l'ha detto Rika. No, il mostro ancora io abbiamo visto. Che è riuscito a scuotere la montagna. Kisama masaka. Menti di fuggiardo, una bella bocca a strada per portarsi in cima, non è possibile che tu sia passato. Ero io quella bella. Mo se vi terrorizzate, sì, eravamo io e mia sorella. Che cosa? Ti potresti dire a demone? Dove impedire a tutti i costi che facessi male la nostra madre. Siete pazzi! Il nostro inganno scatena la via della montagna. Moriremo tutti! Perché dovremmo chiederti, crederti? Ci raccontavi gli sconfitti del drago, ma hai detto una stronzata. Avere via ci condannato a morte nostra madre. Perché non volevi che venisse a galla la verità. Sei una vipera ingannatrice. Non cerchi sacrifici per spaccare la montagna, se vuoi solo il cibo per il drago. Mi ho scoperto il tuo primo malvagio. Ciò che volevi è imperdonabile. Meriti di essere punita. Cosa è stato di Ryu, eh? Tuo figlio aveva combattuto al nostro fianco. Hai sacrificato al drago anche lui? Basta, silenzio. Il figlio si è trasformato in un drago, eh? Cucciolo insolente, tu non conosci la verità, non sai niente di tributi e sacrifici. La morte del drago sono una bugia, era stato svelato. Che offre un semplice umano, cosa sarebbe la regia della montagna, tanto la sua sorte è comunque segnata. Silenzio. Ha ucciso le sue mani, ha pagato la propria vita questo atto coraggioso. Kozo, l'io della montagna deve essere placato, altrimenti le vite di tutti noi sono in pericolo. Porta qui tua madre, fermi, arderanno alte e forti, non ci resta molto tempo. Non avremo altri. Questa vita oltre la regnatela di menzogne, sei più infida di un ragno velenoso. Sta facendo la monnezza. Nel frattempo sta arrivando il drago, ovviamente. No. Questo è ruggito. Facciamo presto. Eh sì. Anche il tempo di uscire. Eccolo qua. Sunga. Eccoti qui. Adesso vedete anche voi, il drago è vivo. Io ci ho consegnati a lui. La belva ci divorerà tutti. Mirare. Puntare fuoco. Bravo. Pronto a sparare di nuovo. Però non è un drago, anche se lo aspetto, sono un ragazzo. Lo sapevo, l'ho detto, che il figlio che si è trasformato nel drago. Cosa stai dicendo, Rick? Sozzi la tua fame, ci puoi dire la mia carne. Una madre ha il dovere di nutrire i propri figli.
Sarebbe stato ricco a non farlo. Mio Dio, se l'è mangiata. Nanto. Onore. Ma dove si è fatta mangiare davvero? È scomparso. Il drago ci massacrerà. Il nostro destino ha perso un figlio. Per combattere, sì, va, andiamo a picchiare sto drago. Principale per picchiare il drago, ecco, ma posso anche farmi il giro della piazza. No, non lo voglio combattere adesso, ma vado a salvare prima. Dopo mi fate perdere tempo, io salvo con tutta calma. Non vedo perché dovrei correre a picchiare il drago se posso salvare prima. Perfetto, andiamo adesso. Sì, voglio combattere il drago. Visto quale facilità inguinata sul sacerdotessa, stiamo molto attenti. Eh sì, se l'è proprio mangiata. Si è avvicinato al Sunga. Amen. Colpo del gobbo. Allora, lama furiosa, gravi danni, scaglia pretica, congelare, fendente poderoso, gravi danni. Allora 16 e 8. Vabbè, questa qua sicuramente farà più danni. Allora, una bella cura, una bella ipercura a me, grazie. Vai. Mi piace proprio attaccare me. Ma indomita, stiamo già distruggendo lo santo, dai. C'è un sacco di danni. Amen. Il prossimo colpo dovrebbe anche morire. Colpo del drago, quanti danni fa? Beh, morto. Nice. 8400 punti di esperienza. Non era neanche anche questo boss. Infatti mi sa che non è morto ancora. Riga non è più tra noi. Prima arriva adesso Riga. I più forti tra di noi sono scomparsi. Resteremo soli, deboli e indifesi. Cerca di proteggere il drago prima di essere divorato. Sembra un comportamento assurdo, abbastanza. Però è sicuramente il figlio quello trasformato in drago, eh? Forse è impazzita. Credo non lo sapremo mai.